Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo aggiornamento sui mercati finanziari. Oggi ho con me anche il mio consulente finanziario speciale. Ciao. È quello che mi dà le dritte su Tesla e su tutto il resto. Ma quindi... veramente io sono suo figlio. Ok, oggi il video estivo, come potete vedere anche dalla mise, quindi fa molto caldo e fa molto caldo anche sui mercati e ha fatto molto caldo sui mercati e sarà ancora una settimana bollente. E andiamo subito a vedere perché, andiamo subito a vedere anche i grafici. Partiamo subito col video col grafico del Nasdaq che venerdì è andato a chiudere in positivo dopo un'oscillazione piuttosto forte, come possiamo vedere da questa candela qua che è andata a toccare addirittura i 10.700 per poi tornare e chiudere leggerissimamente positivo, ma veramente in chiusura di mercato. Quindi cosa è successo? È successo che i mercati hanno scontato in parte gli ottimi risultati di Google, di Amazon, di Facebook e anche di Apple, che poi alla fine comunque hanno chiuso in ottimo risultato, che Apple più 10%, Facebook più 8%, Amazon mi sembra più 3,5%, l'unica che ha stonato è stata Google, che alla fine con un pre-market del più 4, più 5%, ha chiuso a meno 4%, e questo poi andremo a vedere perché. Quindi risultati abbastanza strani, il mercato ha reagito in maniera un po' nervosa, era anche venerdì, quindi di venerdì di solito ci sono le prese di posizione. Oggi vedete qui di fianco a me il mio consulente che assiste al video perché è curioso di vedere cosa fa il papà. E detto questo, andiamo subito a vedere come si sono chiusi i mercati, quindi questo venerdì. Quindi Nasdaq più 0,25%, S&P 500 più 0,4%, Dow Jones Industrial più 0,5%, scusate, questo è l'average, Dow Jones più 0,5%, il Russell meno 0,9%, l'indice italiano, il FTSE ha chiuso a meno 0,7%, il DAX a meno 0,5%, UK a meno 2% addirittura, seguita dalla Francia a meno 1,48%. Ci attende una settimana abbastanza interessante, sarà molto molto contrastata, perché staremo a vedere come reagiranno soprattutto i mercati alle notizie della pandemia che non si ferma. Soprattutto negli Stati Uniti le cose stanno peggiorando, tanto è vero che la California sta pensando di inasprire ancora di più le misure restrittive sul Covid e non solo. E poi ci sono tante altre notizie che adesso dobbiamo andare a vedere. Innanzitutto andiamo a vedere i vari asset, quindi i vari stock azionari. Partiamo prima da tutto dal Forex e andiamo subito a vedere un aggiornamento su euro-dollaro. Euro-dollaro che ha per il momento fermato la sua corsa, quindi lo andiamo a vedere un attimino, che rimpiccioliamo il grafico, lo portiamo qua, eccolo qua. Togliamo il volume che non ci serve. Eccola qua, dicevamo, euro-dollaro ha un pochino rallentato la sua corsa, andando a toccare dopo gli 1,19, è tornato indietro fino ad andare a arrivare fino a 1,1760 per poi recuperare un pochino. Il dollaro in questo venerdì ha preso forza e l'ha preso in confronti di tutte le valute, quindi devo dire che qua mi ha un po' sorpreso, pensavo che arrivasse 1,20 e è tornato indietro, non è ancora detto perché comunque il dollaro è molto probabilmente è destinato a indebolirsi ancora un pochino. Stesso ragionamento sul cable, quindi sulla sterlina dollaro, dove la sterlina addirittura è andata a sfiorare il mio allarme che mi ero messo qua poco sotto gli 1,32, su cui avevo ipotizzato una strategia short proprio perché mi aspettavo che rimbalzasse su questo livello storico. Non ci è arrivato a toccarlo, l'ha sfiorato ed è tornato indietro, quindi diciamo che in parte ha bruciato la mia strategia. Adesso staremo a vedere se questa candela di venerdì, che comunque come vedete è una candela di indecisione, può avere ancora un continuo in positivo o se invece tornerà ancora verso il basso, confermando quindi a questo punto anche una debolezza della sterlina che potrebbe cominciare a farsi sentire. Andiamo a vedere anche il resto del mercato azionario. AMD che venerdì ha chiuso in leggero ribasso, il ribasso dello 0,98% dopo la lunga galoppata che abbiamo seguito insieme, su cui avevo dato i segnali di ingresso su rottura della neckline. Amazon più 3,7%, ma guardate dove si è andato a fermare, su questa struttura qua intorno ai 3,250, che ha sentito una, due e tre volte venerdì, quindi siamo su un livello di attenzione per quanto riguarda Amazon, perché da questo punto questo triplo massimo qui potrebbe essere un campanello di allarme per una correzione che potrebbe tornare sotto i 3.000 dollari. Staremo a vedere.
Apple più 10,40%, Apple straccia chiunque, batte il nostro target iniziale che avevamo previsto nelle scorse settimane, intorno ai 3,80, su cui ha insistito per un po', è tornata indietro, su cui però si è rilanciata come un trampolino, andando a toccare i 4,25. Quindi nuovo record storico per Apple che, malgrado diversi negozi chiusi, ha fatto il record di ricavi, e questo è molto interessante. Poi per Apple c'è da dire che ha una liquidità fuori dal normale, nel senso che Apple è veramente seduta sopra una montagna di soldi a tutti gli effetti, quindi ha veramente del potenziale enorme ancora Apple, e può fare molto 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 meglio. Facebook più 8%, molto sorpreso dal risultato di Facebook, devo dire, perché malgrado il boicottaggio delle ultime settimane, degli ultimi mesi, da parte dei grandi brand sulla pubblicità su Facebook, mi aspettavo dei risultati leggermente diversi, però tuttavia è andato a 2,53, andando, guardate, a rompere ogni record, quindi si è portato su nuovi massimi e ha superato anche l'ostacolo che si era posto a 2,45-2,46. Quindi anche su Facebook, qui però vedete questa candela di indecisione, non è detto che domani verrà confermata, potrebbe esserci anche qua un ritracciamento. Molto dipenderà ovviamente da come si sveglieranno i mercati e da come interpreteranno le notizie di questi giorni riguardo alla pandemia, riguardo eventuali riprese dell'economia. Ovviamente la Fed continua a macinare, a immettere liquidità, quindi questo, diciamo, in qualche modo incoraggia gli investitori. Google meno 3,20%. Google ha sorpreso, ma qui paga diciamo, i mancati introiti sulle pubblicità, a quanto pare non sono stati all'aspettativa, non sono stati dell'aspettativa che si aspettavano, scusate, gioco di parole, gli analisti, e quindi è tornato un po' indietro. Sempre dal mirino delle aziende che stavamo guardando nelle ultime settimane c'è Intel, e Intel 47,73, come vi ho detto nei giorni scorsi, non ha ancora finito di scendere. E potrà scendere ancora un po', e io l'aspetto qui intorno ai 44-45, come vi avevo già suggerito. Sì, sono entrato un pochino prima con piccole posizioni e integrerò sulle discese, perché sul lungo termine comunque ho fiducia nell'azienda. Allora, Aston Martin ha fatto negli ultimi giorni un po' di sali e scendi, soprattutto ha fatto un po' di salita, è tornata sui 57 pound. Qui siamo nel mercato inglese, siamo quindi sulla sterlina. Qui hanno giocato a favore gli earnings, che sono stati abbastanza positivi, e poi c'è la guidance per il prossimo anno, per fine anno, che ha un outlook abbastanza positivo, e quindi, malgrado le difficoltà finanziarie dell'azienda, gli investitori sono disposti a dargli fiducia. Io, come vi ho detto più volte, per me il target di questa azienda è intorno ai 125 pound nel medio-lungo termine. Staremo a vedere se ci arriverà. Verizon, su cui avevo già dato i miei segnali di entrata sulla rottura di questa neckline, questo testa e spalle invertito, siamo entrati. Adesso stiamo soffrendo questa resistenza intorno ai 57,50, come vi avevo detto. 57,50, che vi faccio vedere, è in corrispondenza, apriamo l'indicatore delle medie, è in corrispondenza della media 200 periodi, quindi come potete vedere continua a sbatterci contro un bel po', e già siamo al quarto giorno. Staremo a vedere se domani sarà la volta buona per rompere questa resistenza e portarsi poi nel medio-lungo periodo verso il target finale intorno ai 68-66 dollari. Pinterest, l'abbiamo già detto più volte, su quello che abbiamo fatto venerdì. Venerdì siamo andati a target dopo la rottura della neckline, anche qui segnalata tramite il mio canale di Telegram, anche agli amici di Telegram, segnalata questa rottura della neckline. Eravamo andati un attimo a insistere sulle rimbalzi di queste medie a 21 periodi, sulle medie veloci. Dopodiché, in 3 giorni siamo andati a target con gli ottimi risultati avuti nell'altro giorno, esattamente il 31 luglio, quando sono usciti gli earnings di Pinterest. Molto bene, scusate, il 30 luglio. Che altro? Allora, andiamo a vedere qualche altra invece azienda molto interessante. Jumia. Allora, Jumia, azienda africana, possiamo dire un po' l'Amazon dell'Africa, è entrata nel mercato non tantissimo tempo fa. Qui siamo a maggio 2019, maggio-aprile 2019, quotata con una IPO intorno ai 48-50 dollari. Dopodiché era continuata a scendere, 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 e poi a un certo punto, a marzo 2020, quando
Il Covid ha cominciato a farsi sentire un po' ovunque, ha cominciato a salire come faceva Amazon che, grazie, diciamo, al commercio elettronico, ovviamente ha potenziato il suo business, ha in qualche modo, diciamo, incrementato il suo business. Quindi su Jumia cosa è successo? Abbiamo avuto un suggerimento da uno dei ragazzi del mio gruppo Telegram, e l'abbiamo fatto una piccola analisi e abbiamo deciso di entrare. Siamo entrati non a un livello come volevamo entrare veramente, dovevamo entrare il 7 luglio, in realtà intorno ai 9 dollari, non ci siamo riusciti perché un po' anche per colpa mia, avevo ignorato, diciamo, l'avvertimento. Alla seconda indicazione siamo andati ad analizzare un po' meglio diciamo, l'asset e anche la situazione. L'azienda è molto interessante, anche se è abbastanza rischiosa perché è salita moltissimo in questi giorni. Guardate, è partita da 2 dollari ed è arrivata in questo momento a 15, quindi ha fatto una crescita davvero esponenziale. Ma diciamo, un'azienda un pochino pericolosa perché ha sede a Lagos in Nigeria e non che questo in qualche modo, diciamo, la penalizzi, ma essendo un'azienda comunque diciamo nuova per quanto riguarda un continente in crescita sicuramente, ma con le problematiche che tutti sappiamo. Quindi, per il momento siamo dentro, il target è molto ambizioso, è questo qua, intorno tra i 25 e i 28 dollari, proprio su questa struttura qua che aveva toccato a luglio dello scorso anno, e staremo a vedere se riuscirà a tornarci. Qui saremo con degli stop loss molto stretti perché l'azienda è molto molto, diciamo, volatile in questo momento come prezzo. Due parole su Tesla. Anche su Tesla venerdì siamo andati a dare un segnale di avvertimento. Mio figlio è un fan di Tesla, di Elon Musk, ovviamente. E siamo andati a dare un segnale di avvertimento perché Tesla ha cominciato a scendere, venerdì è scesa a meno 3,81%, poi però a un certo punto è andata a toccare la media a 21 periodi e io qui ho detto ai miei ragazzi: occhio, che ci potrebbe stare un piccolo rimbalzo. E in effetti ha rimbalzato un pochino, è tornata su e ha chiuso leggermente sopra, che perdeva in meno 4,20 verso meno 3,81. Adesso staremo a vedere se, come ha fatto nelle scorse settimane, la media a 21 periodi sarà ancora usata come supporto. In tal caso, ci sono buone possibilità che il prezzo possa tornare verso l'alto. Nel caso della rottura di questa media, ovviamente assisteremo a un'inversione del trend che vedete già qua sembra delinearsi. Poi abbiamo tutta una serie di asset che stiamo tenendo sotto controllo, tra cui McDonald's. McDonald's, sì, esattamente, i tuoi panini. Mi viene già voglia di sbavare. No, lo sai che i panini di McDonald's a me Sì, non fanno piacciono. schifo. Non è vero che fanno schifo, diciamo, a me non piacciono, poi dopo. Perché quelli integrali. Allora, anche qua, testa a spalle, invertito, c'è stata la rottura della neckline qualche giorno fa, poi ci sono state le presentazioni degli earnings il 28 luglio, earnings che non sono stati particolarmente esaltanti, quindi il titolo è tornato un pochino indietro, è tornato qua sulla neckline e adesso sta sopra le medie veloci. Adesso voglio vedere qua se rimbalzerà dalle medie veloci e si riporterà verso l'alto, perché nel caso rompa di nuovo la neckline in rialzo, come io mi aspetto, il target è tra 280 e 300 dollari. Prossima azienda, American Tower Corporation. Questa è un'azienda abbastanza particolare, già ha un prezzo piuttosto alto, anche come quello di McDonald's, ma qui vedete che anche qui questo testa e spalle invertito è stato, diciamo, questa neckline su questo testa e spalle è stata toccata più volte, ma non è ancora stata rotta. Quindi qui lo sto tenendo d'occhio perché voglio vedere se effettivamente trova la spinta per crescere e per andare a sfidare questo target intorno ai 3,60. Andiamo a vedere altra azienda del mirino, CX Corporation, CSX Corporation. Questa azienda del gruppo è un'azienda che si occupa di sicurezza. Anche qua abbiamo un testa e spalle invertito, ma siamo ben lontani dall'arrivare vicini alla neckline, però anche questa la teniamo sotto controllo. Santander, venerdì meno 6,22%, una delle banche più grandi d'Europa. Sta veramente soffrendo tantissimo. Guardate che discesa che ha fatto nel corso degli ultimi anni. E
Qui c'è da dire, in maniera abbastanza interessante, che c'è questo supporto sui minimi storici a 1,80, 1,90, che potrebbe essere un nuovo livello da toccare, potrebbe fare un doppio minimo qui per poi tornare verso l'alto, e staremo a vedere se ci riuscirà. Due parole su Kodak. Allora, Kodak, chi non conosce Kodak? Kodak è l'azienda produttrice delle famose macchine fotografiche che tutti usavamo anche quando eravamo bambini, qualcuno la usa ancora oggi. Cosa è successo? Ha fatto qualcosa tipo più 280% in un giorno, poi è andato a partita dai 2 dollari fino ad andare a toccare 60 dollari nell'arco praticamente di 2 giorni, e poi tornare indietro. Qui ci ha messo lo zampino Trump, che ha deciso in qualche modo di finanziare Kodak affinché convertisse la sua produzione, il suo business da tecnologia ad azienda farmaceutica. Questo fa molto ridere, ma fa anche pensare su cosa Trump riesce a fare. Quindi Trump in qualche modo, diciamo, che ha dato dei soldi a Kodak affinché invertisse il suo business e cominciasse a produrre medicinali salvavita, perché Trump dice: non dobbiamo più dipendere dalle spedizioni della Cina per i nostri medicinali. Qui ovviamente ci sono dietro degli interessi che non sono quelli che Trump fa intendere di voler in qualche modo fare il salvatore della patria, ma gli interessi sono ben diversi e ve li potete immaginare. Nokia. Allora, molto Nokia. interessante questo, ho un segnale che ho dato anche sul gruppo Telegram. Perché cosa è successo su Nokia? Nokia ha dato i risultati esattamente venerdì in chiusura di mercato, risultati veramente veramente buoni, e io Nokia l'aspettavo da un po'. Sono già dentro dai 4 dollari più o meno, e qui adesso mi aspetto che domani possa lanciarsi e possa salire ancora e andare finalmente a rivedere qualche target di vecchia data. Vedete, ci sono queste strutture qua intorno ai 5,20, poi ce ne abbiamo qua un'altra 5,60, e poi abbiamo questa qua intorno ai 6 dollari. Quindi veramente mi aspetto che Nokia venerdì, anzi lunedì, domani ci faccia vedere qualche bel salto. Staremo a vedere, speriamo che sia così. Altra azienda nel mirino, Roku. Anche qui testa e spalle invertito, rottura della neckline e viaggia adesso sopra le medie veloci. Adesso ha cominciato a lateralizzare negli ultimi giorni, come dovete vedere qua. Ed è la cosa interessante, che secondo me Roku può ancora continuare a salire e arrivare al target intorno ai 220 dollari. Ultima segnalazione mandata oggi sempre nel canale Telegram è Twitter. Allora, Twitter, l'azienda di ormai di Facebook, quindi da un bel po' di tempo, diciamo che non viaggia benissimo, ha visto giornate migliori, adesso siamo sui 36 dollari, ha visto anche 70 dollari in tempi non troppo lontani. Però c'è da dire che un altro testa e spalle invertito qui, quindi ha rotto la neckline esattamente su questo punto qua, poi è tornato indietro, ha dato degli utili, degli earnings non proprio esaltanti, per cui qui c'è stata ancora una flessione. Sta tornando verso la neckline e sta tornando verso la media a 21 periodi. Questo è molto interessante, perché qui potrebbe esserci un supporto, quindi un rimbalzo, e se effettivamente rimbalzerà e prenderà forza supportato dai volumi, il target è intorno ai 55 dollari. Molto bene, due aggiornamenti veloci, l'oro. Vediamo se ce la fa a caricarlo. Eccoci qua. Allora, 1,975, siamo ancora in attesa che carichi. Eccolo qua. Oggi la rete è un po' lenta, soffrirà un pochino il caldo. 1,975, siamo di nuovo stati respinti per la quarta volta dai 1,980, però venerdì ha recuperato forza, e adesso vediamo se effettivamente riuscirà a impostarsi per raggiungere il target dei 2000 dollari. Bitcoin, candelona rossa oggi. Oggi, dopo aver toccato ieri sera, anzi questa notte, i 12.000 dollari, dopo questa bella risalita, è andato a scendere. Quindi è andato questa notte a toccare, questa mattina è arrivato insomma a 10.550, e poi è ritornato su, e adesso siamo intorno a 11.100. C'è da dire qua, e l'avevo già segnalato anche nel gruppo Telegram perché me l'avevano chiesto, che 12.000 sarebbe stata una soglia psicologica su cui
Poi la criptomoneta è andata effettivamente a sbattere ed è tornata indietro perché ci sono state le prese di posizione. Dopo questa salita qua, ovviamente c'era da attendersi. E poi oltretutto l'RSI era in ipercomprato proprio su livelli abbastanza storici, come potete vedere. Quindi tocco della soglia psicologica, crollo della quotazione, ma crollo fino a 10.500, scarico quindi dell'RSI e torna un pochino in alto e si assesta intorno agli 11.100. Per il momento nulla di strano, ci sta benissimo, nel weekend questi movimenti sono più che normali. Mi aspetto che ci sia ancora un po' di scarico qui, quindi che l'RSI possa tornare ancora un pochino sotto prima di potersi rilanciare e tornare a sfidare sia i 12.000 che i 13.000. Bene, ci siamo detti un sacco di cose, il video è stato piuttosto lungo, ma c'erano tante informazioni da dare. Io e il mio consulente finanziario vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti, e quindi stay tuned, finger crossed, e ciao a tutti! Ciao!